Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Siamo qua anche oggi sempre pronti e carichi per tutte le news, novità e segreti riguardanti appunto la stagione 6 di Fortnite. Perché comunque ragazzi, bene o male, mancano ancora un botto di cose da sapere e da conoscere. Come avete letto dal titolo, come domare gli animali. Non so sinceramente se qualche youtuber italiano ci ha portato il video, non mi interessa, io lo porto per la mia community, che poi magari YouTube si sveglia, lo fa girare, arriva ad anche ad altre persone che non sono iscritte al canale, appunto, mi fa solo che piacere. Quindi se già l'ha caricato qualche altro youtuber italiano, non mi interessa, perché sicuramente i youtuber americani, per esempio, e fuori dall'Europa l'hanno già caricato. Quindi bando alle ciance, passiamo ai fatti. Prima di partire col video e di farvi vedere appunto come domare gli animali, ragazzi, io metto laboratorio della battaglia, così faccio prima. E piccolo momento di spam, su tutti i giorni live appunto sulla piattaforma Viola, penso che ormai l'avete capito, su Twitch appunto dalle ore 14 ogni sabato porto provini per il mio team competitivo e se qualcuno di voi è in gamba e ha risultati anche team pagato. Quindi non mancate ragazzi, ogni sabato venite perché davvero vi aspetto. Ora scaricherò questo video, penso di domenica, lo sto registrando un giorno prima, ma verrà caricato di domenica, quindi amen. Però ogni sabato venite perché vi aspetto ragazzi. Allora, passiamo ai fatti. Cosa fare ragazzi? Allora, dovete munirvi almeno di 1/2 pezzi di carne. Io vorrei farvi vedere come si domano appunto i lupi per la carne, i cinghiali invece basta che gli date della verdura o della frutta, e invece i lupi ora vi faccio vedere come si domano, quindi ci serve la carne, quindi raga non lo so, killate un pollo, un cinghiale e prendetevi la carne, ok? E poi vi faccio vedere cosa dovete fare. Dopo mezz'ora di ricerca finalmente abbiamo trovato un lupacchiotto, raga, allora avviciniamoci piano piano perché sennò questo va a finire che gli parte la capoccia. Ah, non è solo uno, sono anche gli amichetti. Vediamo se tirandogli questo. No, non gli piace il pesce. Non gli piace. Ok, allora magnate questo, sì, dai. Magnate questo, vai. Vai, vai, magna, magna. E fate doma, ragazzi, vedete? Vedete? È diventato bello docile docile. L'abbiamo domato. Questo lo chiudiamo perché non ci serve. Questo è il nostro amico ora. Stai calmo, eh. Sì, allora, ragazzi, una volta che l'avete, diciamo, domato. Guardate qua, raga. Ora gli diamo ovviamente una mano, però, perché solo lui non ce la farà a killare. Ora spawna sto tizio. No, lui lo attacca, ragazzi. Guardate, faccio vedere. Dove è andato? Oh, ma si sveglia sta recluta? Niente, c'ho la recluta un po' stupidina. Vabbè, buttiamone un altro. Vai, cagnolino, vai. Ma perché cosa stanno cercando le reclute? Non ho capito. Ma da quando le reclute si shieldano? Ah, ma le reclute sono con noi, ok. E le reclute cattive dov'è che sono? Scusatemi. Solo reclute con noi sono, vabbè, bella figuraccia. Ok, vabbè ragazzi, questo è il bello della diretta. Non avevo capito che le reclute erano con noi. Io di solito trovo sempre le reclute ogni volta che le lancio che mi vogliono tipo malissimo, però queste qua invece sono buone. Vabbè, tutte reclute buone, non ci sono reclute cattive? No, niente, tutte reclute buone, non ci sta manco una cattiva. Manco una recluta che ci vuole male, no? Nessuna, raga. Bella, meno no. Benissimo, benissimo. Penso che spammate un po' di risate sotto nei commenti, raga, per le reclute. E quindi, raga, allora, che volevo dirvi? Praticamente, se tipo appunto sta recluta fosse un nemico, no? Il lupo già l'avrebbe attaccato, ok? Quindi diciamo che i lupi vi possono servire anche a questo, ragazzi, ad aiutarvi con i nemici, va bene? Quindi, raga, per questo video è tutto. Se non sapevate di questa cosa e vi sono stato d'aiuto, lasciate un mega pollicione in su, iscrivetevi al canale e ripeto, venite a seguirmi anche su Twitch e su Instagram, trovate anche il link in descrizione. Su Twitch sono legitfn97, su Instagram sono legit.97. Mi raccomando, raga, seguitemi perché davvero sto portando delle novità assurde e non mancate, raga, davvero. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, se siete nuovi iscrivetevi al canale, lasciate un mega like e ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube, in live appunto su Twitch. Non mancate il link di Instagram in descrizione insieme a quello di Twitch. Ciao!